Andato. Allora, cari amici, oggi facciamo una rassegna stampa a solo, in solitaria. Oddio, sempre con l'assistenza del buon Dio Priapo, come voi, cari amici, potete sapere, altri hanno l'assistenza degli angeli custodi e io ho l'assistenza di Dio Priapo, oppure dei Priapini custodi. Ora, anche i Priapini custodi, cari amici, capito, hanno... Perché sennò che Priapo sarebbe? Figli e nipoti di Priapo. Detto questo, vogliamo fare una piccolissima rassegna stampa perché ci sono delle precisazioni che noi dobbiamo fare e su tanti settori e su tante questioni. Non c'è più tempo per poter criticare in maniera adeguata la massa di idiozie e di porcate che stanno facendo i nostri amici in Italia e nel mondo. Intanto la prima notizia che vi passo è che è una notizia che è stata data di recente in televisione, che ci sono dei germi patogeni, scusate, e ci sono dei virus apertamente invincibili, che vanno girando per l'universo e soprattutto sulla Terra. Ma della Terra il paese maggiormente a rischio è proprio l'Italia. Allora cogliamo l'occasione per dirlo una volta per tutte. L'Italia è il paese più a rischio grazie alla dissennata propaganda medica che piccole, medie e grandi aziende hanno fatto sugli antibiotici e sulla dissennata accettazione passiva, molto spesso accompagnata da corruzione, della gran massa dei medici italiani. L'Italia è il paese che ha avuto nel tempo, e vi spiegherò anche perché, il maggior numero di prescrizioni di antibiotici, non potendo prescrivere altro per poter avere la percentuale dalle aziende che non erano aziende produttrici, bensì aziende commerciali. Qual è stata la caratteristica più importante del mercato farmaceutico italiano? Quello dell'assenza della brevettabilità fino al 1975-76, epoca in cui tra l'altro si è approntata ed è scattato anche il sistema sanitario nazionale. Fino a quell'epoca qualsiasi azienda poteva affibbiare dei nomi di fantasia a dei prodotti e forzare il mercato cercando di venderli. Siccome gli antibiotici erano i prodotti che potevano spuntare il maggior prezzo possibile nella contrattazione, perché come voi dovrete sapere, il prezzo del farmaco passava sempre attraverso una contrattazione in cui l'azienda dimostrava le spese che aveva avuto nella ricerca, tra virgolette ovviamente, e ovviamente le mazzette che da parte dell'azienda venivano date ai funzionari ministeriali, i quali dovevano accettare quei prezzi. I funzionari ministeriali non erano solo funzionari del Ministero della Sanità, ma erano anche funzionari del Ministero del Lavoro e dell'Industria e del commercio, quindi insomma si trattava di ungere bene, però l'unguento poi portava dei grossi risultati. Questa è la ragione per cui, come dicevo, gli antibiotici erano i prodotti che avevano una giustificazione ad un prezzo molto alto, la percentuale che si dava al medico era una percentuale che rientrava tranquillamente e bellamente tra i guadagni e la spesa. Spesa di produzione era minima, spesa di ricerca nulla, spesa di propaganda moltissima e spesa di corruzione ancora di più. Questa è la ragione per cui oggi siamo tutti a rischio, a grave rischio, infezione da batteri invincibili. Tra l'altro, colgo l'occasione per dire che buona parte delle persone che muoiono in ospedale a causa di tumori o di cancri, non muoiono a causa del cancro, ma muoiono a causa del fatto che, avendoli in ospedale inoculato, fatto iniezioni di terapie chimiche,
che in un modo o nell'altro riducono massicciamente le capacità difensive dell'organismo nel momento in cui arriva il virus letale e io posso annoverare tra molti dei miei amici la morte ospedaliera dovuta proprio al fatto delle terapie tendenti a ridurre le capacità immunitarie dell'organismo. Quindi è, come dire, un serpe che si morde la coda e disgraziatamente chi ne scapita sono proprio i fessi che si affidano con enorme ingenuità nelle mani di certi medici. Tra l'altro, proprio di recente è uscito fuori la notizia che hanno carcerato una donna che si faceva passare per medico che faceva terapie mirabolanti e in realtà probabilmente non era nemmeno medico. Insomma, questa aveva copiazzato loghi di grandi ospedali, diceva che era assistente, aiuto o primario, non so quale ospedale, e i coglioni andavano lì e pagavano fino a 6.000 euro per un prodotto che lei diceva che l'avrebbe acquistato in Svizzera. Questo mi serve per sottolineare un altro fatto. Molti non credono alla terapia di Bella perché la battaglia terribile che è stata fatta contro la terapia di Bella o terapie similari come la terapia ad esempio col bicarbonato, che è validissima, che ha un suo concreto significato biochimico, e queste battaglie sono servite, non dico certo ad eliminare completamente dalla faccia della terra queste terapie, che peraltro sono validissime. Se dovessi avere un tumore, l'unica terapia che farei è la terapia di Bella, ma sono riuscite però a screditare. Per cui cosa succede? Succede che questo discredito che è stato buttato a piene mani contro la terapia di Bella non va a vantaggio soltanto della chemioterapia cosiddetta ufficiale, che costa un patrimonio, ma va a svantaggio anche dei pazienti quali, non credendo alla terapia di Bella, presi dalla disperazione, si affidano or qua or là a questo e a quell'altro. Il risultato, come dicevo, è appunto che poi escono fuori questi personaggi incredibili con lauree false. Beh, non è strano, io conosco tanti medici che hanno le lauree false, che non si sono laureati e che però poi praticamente molti chirurghi si sono dimostrati degli ottimi chirurghi, ma questo è un altro aspetto. Meglio un bravo chirurgo non laureato che tanti chirurghi zappatori e tagliatori di legna laureati. Detto questo, veniamo a un altro aspetto su cui io volevo assolutamente soffermarmi. Si tratta del problema fondamentale dell'operazione transgender, così come ci viene raccontato da un noto esponente di Forza Italia, che è stato a lungo, mi pare, deputato e senatore, un avvocato molto noto che si chiama Giancarlo Lehner, ha scritto anche parecchi libri. Allora, io già su questa questione avevo fatto un intervento dimostrando come la cosiddetta terapia gender, o terapia, scusate, mito transgender e iniziative gender non sono campate per aria e tantemeno sono operazioni che nascono in concomitanza con un buonismo esasperato nell'interesse di questi poveretti che non sanno di che sesso sono e non si sanno orientare, tant'è vero che conosciamo poi moltissime persone le quali non sapendo a che sesso votarsi si votano al sesso del cazzo, rimanendo ancora più coinvolte psicologicamente e psichicamente. Allora, leggiamo, secondo quanto racconta Giancarlo Lehner, la storia di come è nata e quali sono gli scopi dell'imposizione. Ricordiamoci che nelle scuole italiane la teoria transgender o il genderismo in generale verrà imposta ai fanciulli in età scolare e quindi praticamente piccolissimi, e sarà un imprinting che non potranno mai più dimenticare. Dato per ovvio, ben oltre la banalità,
che l'alcova è il regno del privato, già mai oggetto degli altrui pregiudizi, il tema non è l'omosessualità, ma il partito politico fondamentalista importato dagli Stati Uniti. Si discute dunque dell'esosità di un partito politico che viene da lontano, mirato ad una paradossale ed intollerante internazionale uranista. L'ora X scatta nel febbraio 1988 a Warrenton, Virginia, sede della prima conferenza di guerra dei 175 Homo Club sparsi negli States. Allora parte la penetrazione mondiale, sottolineiamo bene la parola penetrazione, uscendo dal cul-de-sac dello spontaneismo utopico per passare all'omosessualismo scientifico. La presa del palazzo d'inverno eterosessuale, descritta da Marshall Kirk e Hunter Madsen, i Marx Lenin del movimento omosex, è di un'efficacia impressionante. Intanto già questo è un aspetto importantissimo. Noi qui in Italia, ma anche tanti altri nel mondo, ci stiamo affannando per dire esattamente come stanno le cose, non ci sente nessuno. La presa di possesso è evidentemente è stata, come dire, assecondata da una miriade di iniziative del potere, di tal che appunto la popolazione mondiale è costretta a subire passivamente, anzi attivamente, perché concorda, vai a parlare con questa gente comune di questa operazione transgender e ti diranno: ma no, poverini, anche loro hanno diritto di sposarsi e di quant'altro. È inutile che poi noi glielo andiamo a dire, quello che ci interessa oggi è svelare cosa c'è dietro, poi se la pigliassero in saccoccia o possibilmente nel culo, visto che si tratta sempre di transgender, giusto? Intanto spazzate via i programmi terroristici verso gli etero, sodomizzeremo i vostri figli nelle scuole, ma ci stiamo vicini. Gridavano gli ossessi come Swift, tenuti a distanza i pedofili organizzati nel Nambia, North American Men Boy Love Association, ci sono le associazioni di pedofili, immagino quanti preti parteciperanno a questa associazione, non perché facciamo ribrezzo, bensì perché perché presentarsi con loro è, dal punto di vista delle pubbliche relazioni, un puro disastro. Col saggio del 1989, After the All, How American Will Conquer Its Fear and Hatred of Gays in 90s, cioè negli anni 90. Kirk e Madsen scandiscono le tappe politicamente corrette della conquista dell'immaginario collettivo. Il piede nella porta entra nelle loro case rendendoti simile a loro. Dopo, quando l'unica tua piccola differenza è stata accettata, puoi imporre altre tue caratteristiche, sempre una alla volta. Qui questa storia del piede di casa mi ricorda un famoso film di Pierpaolo Pasolini che ovviamente traccia, delinea due linee di interpretazione. La prima è appunto quella del piede nella porta, delle teorie transgender da imporsi alle buone famiglie, alle sane famiglie, alle famiglie normali, possibilmente soprattutto se hanno dei figli maschi, possibilmente. E l'altra è l'interpretazione del film, sempre di Pierpaolo Pasolini, relativa sempre a quella specie di angelo che, trasformandosi in umano, si inserisce in una famiglia e fa di questo e di quello. Questa interpretazione io l'ho data nei termini di un riscaldatore, perché esiste la figura che a volte è interpretata, fatta interpretare da angeli, riscaldatore di femmine, possibilmente vergini, dalle quali poi deve nascere, da un incontro, ovviamente da un coito normale, possibilmente con un vecchio, stile San Giovanni, San Giuseppe,
uno dovrebbe nascere un uomo Dio. Poi, secondo, desensibilizzazione, il pregiudizio diminuisce con l'esposizione prolungata. Inondare perciò il pubblico di messaggi, icone omosex. 3. Bloccaggio, immobilizzare gli anti-gay a colpi bassi, esponendoli al pubblico ludibrio come anticristiani, razzisti e nazisti. Vedete cosa? Quanto sia importante il mito antirazzista. Ogni volta che questi signori devono penetrare con le loro teorie e imporre le loro teorie nel mondo, loro utilizzano un'operazione precedente tesa a colpevolizzare i cosiddetti razzisti. Quindi prima parlano male dei razzisti e dei nazisti, poi quando la popolazione è stata, come dire, addomesticata con questi miti coattivi, allora inseriscono questo concetto per cui chi si oppone alla teoria transgender è razzista e nazista. Dopodiché il resto è naturale. Io penso a questo punto, lo penso in maniera molto chiara, che chi non si para il culo è giusto che qualcuno dentro il culo ci metta qualcosa. Peggio per loro, che a causa del suo mal pianga se stesso. Apostolato, offrire ai potenziali sostenitori la giusta causa. Non l'appoggio solo per l'omosessualità, ma per i diritti umani contro ogni discriminazione. Com'è che però loro la discriminazione la fanno sistematicamente nei confronti di coloro che gli si oppongono? Primato, citare sistematicamente l'equazione, falsificando le biografie dei grandi uomini, genio uguale omosessuale. A questo punto di vista l'operazione va avanti da qualche secoluccio. È incominciata ad esempio con Freud, il quale aveva delle buone ragioni per avvalorare il potere della razza alla quale lui apparteneva. Ricordiamoci che Freud è stato anche membro molto attivo del B'nai B'rith, fu il primo a parlare della omosessualità di Leonardo da Vinci, mai dimostrata, mai sostenuta da nessuna, tante meno da Pietro Aretino, che era un noto ricattatore, era uno che dava dell'omosessuale a destra e a manca per beccare i soldi del suo ricatto. Pietro Aretino di queste cose non ne ha mai fatto cenno, in relazione ovviamente a Leonardo. Va ricordato che l'espediente utilizzato da Freud per dire che Leonardo era un omosessuale è stato quello di utilizzare un quadro tra l'altro molto bello, veramente gestito molto bene, è un quadro in cui c'è San Giovanni piccolo con la madre Elisabetta, che assieme alla Madonna stanno tutti e due assieme, la Madonna c'ha Gesù e Elisabetta c'ha Giovannino, stanno tutti e due assieme. Lui, analizzando questo quadro, ha dedotto che Leonardo era omosessuale. Buon per lui, io però mi limito a dimostrare che l'operazione era molto squallida, era di questo tipo. Per la famiglia, proporre modello famiglia omosex. Rassicurante. Torta nel forno e tendine alle finestre. Slogan da usare nella prima fase. Noi non vogliamo sradicare la famiglia. Ci stiamo battendo per il diritto a essere famiglia. Qui ricordiamoci bene le tante fotografie dove si vedono questi due, soprattutto più che due femmine, cosiddette femmine o apparentemente femmine, due apparentemente maschi, tanto belli, tanto cari, che abbracciano un bambinello. Ora, questi bambinelli, ve lo dico io e vedrete in futuro, avranno una vita molto difficile. Perché nel momento in cui si renderanno conto di essere nati non si sa da chi, non si sa dove, probabilmente, come si diceva una volta, sotto un cavolo, andranno in giro a cercare i loro veri genitori e non li ritroveranno mai, perché li ritroveranno probabilmente appunto sotto un cavolo.
E questa sarà una grave crisi sociale che noi, io morirò, quelli che mi verranno dopo dovranno affrontare. Madsen e Kirk, ai quali riconosco grandi qualità tattico-strategiche, visto il successo delle loro ricette, hanno avviato l'iter di una egemonia culturale e di un nuovo pensiero unico. Attenzione a quello che scrive Lehner, perché misura le parole ed è un uomo che, avendo fatto l'avvocato anche, sa, oltre ad avvocato, un uomo politico parlamentare, sa esattamente qual è il senso delle parole. Egemonia culturale di un nuovo pensiero unico. Le perplessità, le critiche, le prese di distanza da parte di molti italiani riguardano in effetti proprio siffatto invasivo ed esoso partito. Ora, ad esempio, facendo rivoltare nella tomba Karl Marx, si contrabbanda un inusitato terribile sfruttamento capitalistico della donna e del suo utero, altro che padrone delle feriere, in foggia di diritto peraltro riservato a pochi danarosi omosessuali. Da parte mia lotto da sempre contro egemonie culturali, pensiero unico, conformismo, prova ne sia la mia autonomia di pensiero anche rispetto alle aree politiche nelle quali ho militato. Basti pensare, quando ero deputato, ai miei feroci articoli contro l'insipienza o l'assenteismo di certi parlamentari del PDL, o al mio voto sdegnosamente contrario, quasi tutti in primis PDL e PD votarono a favore al bombardamento della Libia. Per il duello in luogo del fioretto, la lettera a mezzo posta, hai scelto la scimitarra, il messaggio a mezzo stampa, di talché mi adeguo. Questa è una bellissima lettera che ha scritto l'avvocato Giancarlo Lehner, ex deputato del PDL, che noi ci sentiamo di condividere in toto, perché illustra in maniera esatta esattamente quello che sta succedendo. A conferma di questo, vogliamo far vedere un testo che è rimasto uno dei testi più importanti, più significativi, di Augusto Del Noce, grande storico e grande filosofo. Il suicidio della rivoluzione, leggiamo qualcosa, Augusto Del Noce di Area Cattolica, che malgrado questo resta sempre una persona che non si è fatta certo condizionare dall'area di appartenenza. Ovviamente questo è un pezzo di un capitolo che ovviamente noi siamo costretti a leggere due paginette, ci auguriamo comunque che gli amici capiscano che queste paginette fanno parte di un lunghissimo capitolo. Questo approfondimento non dipende dunque direttamente da uno studio assiduo del tomismo. Il tomismo è quello che si riferisce agli studi della dottrina di San Tommaso d'Aquino. Riflette invece la sua critica della cultura italiana e in particolare di quella che egli chiamava la scuola di Torino. L'Italia ufficiale di oggi è infatti tutta costruita su quelli che furono gli errori della scuola torinese. Questo praticamente riguarda il pensiero di un noto cattolico, il 90, vale a dire di quella direzione che muove dall'esperienza di Gobetti e che si è prolungata con rigorosa coerenza sino a dominare nel secondo dopoguerra nella forma di rinnovato illuminismo. Facciamo presente che esiste una scuola torinese che ha annoverato, chiamiamo scuola torinese per dire, di una serie di intellettuali, di pensatori di varie aree, tra cui area illuministica, area gobettiana, area radicale, radical chic, liberale, cattolica, cattolicesimo di Del Noce, perché Del Noce prima di venire a Roma a insegnare all'Università di Roma era all'Università di Torino e ha lasciato anche un buon segno. Se oggi
nel torinese, nell'ambito del torinese, ci sono fior di pensatori che, anche se partono da una posizione marxiana, si connotano di grande ampiezza di vedute e di libertà di giudizio. Siamo giunti così al punto veramente centrale. Se si può parlare di un capitolo 90 nella storia del recente pensiero italiano, esso coincide con la critica del neo-illuminismo italiano. E anche la reciproca è vera. La critica del neo-illuminismo, nella forma in cui, pur essendo un fenomeno mondiale, si è esteso all'Italia, esprimendosi nelle consuete equazioni di progressismo, filosofia militante, politica della cultura, rinnovamento radicale attraverso la scienza, liberazione dai pregiudizi, demitizzazione, secolarizzazione, eccetera, e sostituendo di fatto come equivalenti moderni ai criteri del vero e del falso, del bene e del male, quelli del progressivo e del reazionario, coincide con il capitolo su 90. Guardate la profondità di questo giudizio, che segue in maniera sostanziale come base di giudizio proprio a quello che avevo letto prima di Giancarlo Lehner. Chiariamo, il tempo dell'avanzata trionfale del neoilluminismo furono gli anni tra il 50 e il 60. 1950-1960. Lo ricordo perché io li ho vissuti e ho capito perfettamente dove avrebbero portato. Non che anche allora non incontrasse critiche e che gli argomenti contrari adotti in quegli anni non fossero validi. Oltre a tutto perché la struttura dell'illuminismo si ripete costantemente, adducendo sempre tesi simili nella storia del pensiero, così da autorizzare l'idea che, sebbene parli sempre di novità, di antitradizione e di progresso, confermi piuttosto, nei suoi riguardi almeno, la teoria dei ricorsi storici, il che a riflettere è naturale, se il pensiero di tipo illuministico è l'espressione, non l'oltrepassamento, di una crisi. Quindi il pensiero neo-illuministico è espressione di una crisi, non è l'oltrepassamento della crisi. Noi siamo in piena crisi oggi perché siamo le vittime e la vittima del ricasco del neo-illuminismo che ha rappresentato la cultura italiana dagli anni che vanno dal 50 al 70. Sembrava tuttavia in questi anni esprimersi una resistenza nel ripiegamento. Le tesi avanzate da filosofi di professione restavano inefficaci, non indagando la genesi dell'atteggiamento che combattevano. Erano filosofi di professione e quindi ragionavano in termini di analisi letterale dello scritto. Non andavano a ricercare le finalità politiche di dominio, come invece ha fatto Giancarlo Lehner nella pubblicazione che ho letto in precedenza. Questi filosofi quindi contrastavano la lettera, ma non avendo capito il senso del neo-illuminismo e perché era stato inventato e creato il pensiero neo-illuministico, è chiaro che non riuscivano a contrastarlo. Occorreva per questo compito un filosofo d'occasione, quale fu Noventa, che seppe scendere sino alla sua motivazione prima una veduta errata della storia o dell'età moderna, in particolare sia essa di origine hegeliana o positivistica o anche di un certo tipo di pensiero cattolico, ed è verissimo, così da esigere una riforma filosofica. Poté farlo perché questa critica coincideva con la critica di se stesso come proveniente dalla scuola di Torino. Quindi lui aveva capito Noventa da dove veniva e ovviamente criticando se stesso criticava ovviamente il movimento neoilluminista di cui capiva perfettamente l'origine e lo scopo politico.
Negli anni successivi al 60 la situazione è mutata, proprio perché il rinnovato illuminismo ha trovato la sua realizzazione improntando le valutazioni correnti e il costume. Quella che nel 50 era ancora a disposizione di piccoli gruppi di intellettuali ha attinto le moltitudini, ha sostituito al vecchio naturale senso comune quello che unificava le aristocrazie e il popolo, un nuovo artificiale senso comune che sembra però risolversi nella pura distruzione del vecchio. Quanto è vero questo concetto? Noi viviamo nei cascami del neoilluminismo. Tale realizzazione ha coinciso però con una diminuzione di fiducia. La pretesa novità e irresistibilità di una rivoluzione che si presentava ulteriore a quella marxista sembra invece risolversi in un processo portato sino alle conseguenze estreme di dissoluzione. Quanto è vero anche questo, e quanto questo processo di dissoluzione sia stato captato, ad esempio, di un personaggio ambiguo e ambivalente, ma artisticamente valido, come per Paolo Pasolini, il quale da una parte si sentiva trascinato da questa corrente, in un certo senso la secondava, ma contemporaneamente sapeva che stava galleggiando in una corrente che l'avrebbe poi definitivamente fatto annegare, e infatti ha annegato proprio grazie a quella corrente. Non entriamo nel merito, ma certamente in una delle sue opere più significative, Salò Sad, si capisce chiaramente che lui, attraverso una finzione, che è una finzione che poi troverete per me estremamente offensiva, ma in ogni caso è una finzione, lui si avvale di quella finzione per accusare i veri responsabili di tutta la faccenda. E qui potremmo entrare, qualora qualcuno lo volesse, nel merito di tutto quel film e di tutta l'opera di Pasolini, che poi ha pagato perché lui ha giocato troppo con gli altri, con i veri nemici alla fine si sono stancati di questo suo giocare sugli equivoci e l'hanno fatto fuori. Spesso si riprende oggi la frase dell'ultimo capitolo della Democrazia in America di Tocqueville: quando il passato non getta più la propria luce sul futuro, lo spirito dell'uomo avanza nelle tenebre. Ma noi, ad esempio, il nostro passato ce l'abbiamo sempre nella nostra testa, lo vogliamo dire ai nostri amici e ai nostri amici. E noi guardiamo avanti, non siamo nelle tenebre. Sappiamo qual è il presente, sappiamo chi l'ha preparato, sappiamo chi sono i nostri amici e preannunciamo il nostro futuro. Avanzata nelle tenebre, che è poi la definizione precisa dell'idea di dissoluzione. L'utopia tipica del nuovo illuminismo era la soppressione, attraverso la scienza, dell'ascesi morale, la conciliazione mediatrice, la scienza tra l'uomo e la natura avrebbe abolito gli aspetti repressivi o imperativi della morale, sicché al limite si sarebbe trovata cancellata l'idea stessa di morale. O ricordiamoci che senza il progresso della scienza, e che quale progresso e che quale scienza, non avrebbe potuto attecchire anche la teoria transgender, perché è l'immagine, la potenzialità di cambiare sesso, la potenzialità, e lo vediamo in tanti poveracci che vivono qui, e tra l'altro buona parte di questi sono a servizio dei servizi segreti, e questi qui, la potenzialità della scienza di cambiare sesso a volontà, capito, e che è appunto alla base di certe certezze e della immunità psicologica che credono di avere cambiando sesso, ma invece non hanno, saranno sempre degli spostati e dei disgraziati. Va oggi sempre più diffondendosi la persuasione che l'esito dell'illuminismo sia Sad. Questa è una delle frasi più significative del grande pensatore Augusto Del Noce. L'esito del neoilluminismo è Sad. Con tutto rispetto di Sad, perché Sad è stato un grande scrittore, ma è l'esito conclusivo. Ricordiamoci che l'illuminismo da una parte
esita con la rivoluzione francese, l'abbiamo detto anche di recente, e questo ci conforta, perché che cosa ci conforta? Ci conforta l'idea che daje e ridaje, lavorando sul pensiero, sulla cultura, sulla mentalità e sull'informazione, alla fine qualcosa viene recepito. E l'altro ovviamente è vero, l'esito dell'illuminismo è Sade, ricordiamoci che Sade è coevo con la rivoluzione assieme a Cagliostro, ad esempio. Sade fu liberato durante la presa della Bastiglia, quindi immaginatevi un po', e siamo proprio lì, eh? L'esito dell'illuminismo è Sade, che il nuovo illuminismo non abbia affatto eliminato il patologico episodio Sade, che la crudeltà di Sade, crudeltà descritta da Sade, simboleggino in termini fisici il destino dell'uomo in un futuro vicinissimo, o ancora che gli annunciatori del nuovo siano ormai costretti alla ripetizione o al paradosso, o a riordinare la loro tradizione e a presentarne i classici in edizioni a piccolo prezzo, o a mantenere l'assenso delle moltitudini, non già parlando alla loro ragione, ma sollecitandone gli istinti più immediati. Che i nuovi illuministi siano ormai prigionieri delle tattiche della reazione, il che significa che siano prossimi alla contraddizione assoluta. L'unico argomento forte in loro favore è quello della irreversibilità. Come si può infatti pensare di uscire dalla situazione presente? Attraverso un risveglio religioso? Ma il nuovo illuminismo, nelle forme filosofiche a cui ha dato luogo, ha appunto eroso quelli che tradizionalmente venivano detti preambula fidei. Non ha attaccato direttamente la religione, ma la dimensione razionale che permetteva l'accesso alle verità di fede. Questo è un altro dei punti essenziali. È la dimensione razionale che permette l'accesso alle verità di fede che loro hanno attaccato. Per parlare un linguaggio teologico, diremmo che ha costruito, e con vigore molto superiore a quello marxista, il sistema di difese perché le verità della grazia non possano penetrare nell'uomo. Attraverso una critica filosofica che riproponga la filosofia del primato dell'essere, dopo lo scacco della filosofia del primato dell'azione e del divenire, ma constatare una serie di insuccessi pratici non basta. La forza di queste filosofie sta nell'asserzione di poter esse sole rendere conto del processo storico e, in primo luogo, della storia moderna e contemporanea. Si veda di qui la presente attualità di Noventa e l'importanza del suo richiamarsi a Maritain come primo storico in forma nuova della filosofia moderna. E questo, e con questo richiamo a Maritain, la cui presenza negativa ha agito in maniera pesantissima all'interno del pensiero che domina la Chiesa contemporanea, noi cari amici, anche questa sera abbiamo chiuso. Arrivederci e so long.